Ciao a tutti, bentornati sul mio canale per chi è già iscritto e do il benvenuto per chi è capitato solo ora sul mio canale. Oggi facciamo insieme i pangoccioli. In una ciotola versiamo 100 ml di acqua tiepida e 15 g di lievito. Aggiungiamo un cucchiaio di miele , 100 g di farina, mescoliamo e lasciamo riposare il lievitino per 15 minuti. Dopo 15 minuti il lievitino è pronto, quindi aggiungiamo 150 ml di latte tiepido, 60 g di olio di semi, 120 g di zucchero e un uovo. Ora mescoliamo un po'. A questo punto possiamo aggiungere 500 g di farina un po' alla volta, mescolando nel frattempo. Come vedete, la farina l'ho aggiunto un po' alla volta per vedere quanto ne ha bisogno l'impasto. Poi aggiungiamo le gocce di cioccolato, 100 g, e poi piano piano continuo con la farina. Verso l'impasto su una spianatoia e mi aiuto con la farina, sempre i 500 g di farina, non ho aggiunto altro, cioè io sto lavorando sempre con i 500 g di farina che vi ho detto negli ingredienti. La lavoriamo per qualche minuto delicatamente. Copriamo con una pellicola e con un panno e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Ci vorranno circa 2 ore. Dopo le 2 ore questo è il risultato. Ho versato l'impasto sul piano e l'ho lavorato per qualche istante, ma molto delicatamente. Foderiamo la leccarda con la carta forno e creiamo le palline. A me ne sono venute 18 di palline, dipende anche dalla grandezza che le fate.
Ora copriamo le palline con la pellicola trasparente e li facciamo di nuovo lievitare per un'altra mezz'oretta. Ora possiamo infornare a 180 gradi, forno statico per 25 minuti. Il risultato è molto gratificante, sono perfetti per la merenda dei vostri figli. Provateli, fatemi sapere come vi sono venuti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!